Bene, good afternoon. Allora, dunque oggi, oltre notizie strane, diciamo, oltre cose strane, ero sul blog di questa attivista americana, la Johnston, che sto seguendo, e stavo leggendo alcuni articoli interessanti. Tra le varie cose sono spuntate fuori alcune notizie riguardanti la Barrett, che è la giudice della Corte Suprema americana, perché ricordiamo che il sessista Trump ci ha messo una donna come giudice della Corte Suprema americana, il sessista Trump, e questa donna che a me piace molto, ovviamente, perché è un modello di donna che l'unico modello di donna, diciamo così, che mi piace, cioè quello praticamente opposto alle svitate Nazi Femen che poi alla fine valgono ben poco. Allora, questa donna infatti è una giudice, cioè quindi un magistrato, una professoressa universitaria, quindi proprio un bazzecole, diciamo così, è una pro-life. Della madre di 7 figli, quindi a me questa donna mi piace molto, è un modello di donna che mi piace molto, chiaramente. Allora, qual è stata la colpa della Barrett? Allora, oltre a quella di essere nata, evidentemente, per tutti questi haters, chiaramente già solo per il suo orientamento politico è ovviamente odiata proprio all'ennesima potenza. Perché oggi se non sei leftist e pro-choice sei chiaramente massacrata e odiata da quasi tutte le donne del pianeta che però si professano come dire, a favore della libertà di tutti, delle scelte di tutti, invece non è vero proprio niente, perché loro sono a favore solo della libertà, solo delle... Del pensiero, dell'ideologia che appartiene a loro, perché un'altra ideologia non è accettata, ovviamente. Quindi chiaramente la Barrett viene continuamente massacrata dappertutto. Il suo account di Twitter mi sembra che sia scomparso, che non lo vedo più, quindi ho deciso di chiuderlo. E giustamente dopo tutte le continue, come dire, minacce, offese che riceve, oppure che l'hanno bloccato, non lo so. Comunque, fatto sta che non lo trovo più. Quindi, anche per il suo ruolo è stata molto ostracizzata. Ed è la prima volta, infatti, che come dire, che una donna viene ostacolata, che il ruolo di una donna, il ruolo pubblico di una donna viene ostacolato. Quindi se si fosse trattato ovviamente di un'altra figura, di un'altra donna, di un'altra persona, ovviamente avrebbero subito gridato a sessismo, perché come avrebbero osato ostacolare il lavoro di una donna? Chiaramente trattandosi di lei si può fare, ovviamente. Allora, tra le varie colpe, diciamo, di questa Barrett, io non so come si possa odiare questa doccia, cioè veramente non lo so, non riesco proprio a immaginarmelo. Comunque, che poi si vede che è una donna, innanzitutto, una donna in gamba sicuramente, che non è arrivata lì sopra per le quote rosa, chiaramente, ma ci è arrivata perché evidentemente è capace. E poi, come seconda cosa, è una donna, evidentemente, è una donna, ecco, non è una uoma come sono adesso tutte queste qui, è una donna molto materna, guarda caso, ha 7 figli. E quindi però lei chiaramente essendo una pro-life ed essendo repubblicana, chiaramente già sappiamo, perché al giorno d'oggi che cosa succede? Che una persona pro-life, quindi se io dico io anche sono una pro-life, quindi adesso mi uccideranno tra poco anche a me. Quindi, se io dico che un bambino, il primo diritto di una persona, loro che si battono tanto per i diritti umani, allora il primo diritto umano di una persona è quello di nascere, evidentemente, di non essere soppresso prima della nascita, però se io dico questa cosa, ovviamente sono da richiudere in manicomio, chiaramente,
Se invece tu sei una persona pro-choice, come dicono loro, pro-choice, che poi fanno la choice sul corpo di un'altra persona, evidentemente sulla vita di un'altra persona, comunque se sei pro-choice e vai a fare 10 aborti volontari all'anno, tu sei chiaramente la Vergine Maria scesa in terra e tutti quanti ti adorano, giustamente. Comunque, tra le varie colpe di questa Barrett, tra le varie colpe, c'è quella di aver adottato due bambini di colore. Apriti cielo. Allora, questa cosa io pensavo che fosse accolta come una buona notizia dai democratici, dai Dem, che poi il diminutivo non so se è di democratici, di dementi, non lo so a questo punto, perché praticamente questo dovrebbe essere il più chiaro sintomo, il più chiaro segno di che una persona non è razzista, evidentemente. Cioè, se io mi metto in casa come due figli, come i miei figli, due bambini di colore, a cui do il cognome, insomma, della mia famiglia, di mio marito, evidentemente non sono una razzista, io credo, cioè il mio ragionamento almeno è questo, normalmente. Però, che cosa è successo? Che tutte queste persone, questi leftist, chiamiamoli così, questi leftist chiaramente hanno preso anche questa volta questo come un segno di razzismo, ovviamente. Allora, se la Barrett avesse adottato due bambini bianchi, avrebbero parlato di white supremacy, ovviamente. Se invece li ha presi, quindi razzista, l'avrebbero chiamata razzista perché tutta la famiglia era bianca. Se invece le ha preso due bambini di colore, è ugualmente razzista, perché chiaramente, ma adesso vi dico anche perché. Vi dico anche perché, allora è stata etichettata da questi activist as a white colonizer who adopted a son and a daughter from Haiti to be used as props. Allora, quindi, poiché lei e il marito hanno avuto la scellerata idea di prendere questi due bambini, di salvare, dico io, questi due bambini di Haiti. Haiti è uno dei posti più, credo, più poveri del pianeta, io immagino. Allora, poiché hanno avuto questa scellerata idea di dare evidentemente una famiglia, e anche una famiglia benestante, evidentemente, una famiglia di persone come si deve, cioè questi non sono due drogati, due alcolizzati che stanno in mezzo alla strada, sono due, lei è una giudice, il marito anche è un avvocato, un giudice, qualcosa del genere, quindi sono due persone comunque istruite, persone che hanno una certa posizione economica, sociale, tutto quanto. Quindi non è che vivono sotto i ponti questi qui, quindi hanno dato una famiglia di tutto rispetto a questi due bambini che sennò sarebbero rimasti per le strade di Haiti. Ovviamente questa è una cosa nobile secondo me, io sono molto favorevole all'adozione come in generale, come idea. Chiaramente per questa cosa sono stati etichettati come due razzisti, due white colonizer, white colonizer. La cosa ancora più bella però, l'ho letta dopo, è che praticamente questi leftist si sono indignati poiché ecco qua. While using them as props in their lifelong speeches of denial, while cutting the biological parents of these children out of the picture of humanity. Allora, si stanno preoccupando che la Barrett e il marito hanno tagliato fuori i genitori biologici di questi bambini. Allora, due precisazioni da fare. La prima precisazione è che praticamente questi due bambini, essendo orfani, sono bambini che evidentemente i genitori biologici non ce li hanno, quindi o sono morti o comunque non li potevano tenere. Quindi, in ogni caso, non è che lei l'ha strappati dalla famiglia biologica che li stava crescendo con tanto amore. I genitori biologici non ce l'avevano, quindi se non arrivavano questi due qui, evidentemente questi due bambini stavano da soli e sarebbero rimasti da soli fino alla fine dei loro giorni, evidentemente. Seconda cosa è che queste anime nobili dei leftist che adesso si preoccupano perché questi hanno tagliato i genitori biologici fuori, sono gli stessi che poi sponsorizzano a più non posso l'utero in affitto. Utero in affitto, ricordiamo che quindi è la compravendita di bambini che sono resi volontariamente orfani dei genitori per essere acquistati per soldi da famiglie, cioè da coppie, etero, omo, quello che è, non ha importanza, è comunque una cosa sbagliata ugualmente, secondo me. Quindi li stanno rendendo volontariamente orfani di genitori biologici.
per fare i comodi loro, diciamo così, per prendersi il cagnolino, il pupazzetto. Quindi, diciamo, allora sono andato in cortocircuito, secondo me, perché adesso se tu ti stai a preoccupare di aver di questi di aver che questi due hanno tagliato i genitori biologici che comunque non c'erano in ogni caso, questi bambini comunque non ce li avevano, voglio un attimino precisare a questi qui, i genitori biologici, questi bambini non ce l'avevano, erano comunque, ripeto, o morti o comunque in ogni caso non potevano evidentemente tenerli, o erano carcerati, o erano, non lo so che cavolo, è, malati, boh, non lo so. Indigenti, boh, non si sa, ma non è che loro sono andati a casa loro a prelevarli con la forza dei genitori biologici, cosa invece che si fa tranquillamente con questi cosiddetti diritti riproduttivi che loro vanno sponsorizzando continuamente. Quindi tutte queste accuse che cioè, proprio io. Poi la stessa, ma anche questa cosa del razzismo. Cioè, per me due persone che prendono due bambini, non so, cioè sono tutto fuorché razzisti, cioè li potete chiamare in tutti i modi, ma fuorché razzisti, perché alla fine si mettono in casa questi due bambini che prendono il cognome della famiglia, cioè del padre, del marito, scusate, se è una cosa patriarcale, quello che volete voi, e li crescono chiaramente allo stesso modo degli altri figli biologici, cioè, ma non lo so proprio. Se li avessero presi, allora, precisazione, piccola precisazione, se li avessero presi bianchi avrebbero lo stesso detto che erano razzisti. Perché io qualche tempo fa pubblicai una foto sul mio profilo dove c'era una famiglia, una bellissima famiglia americana, che aveva 4-5 figli, erano tutti bianchi, scusate, erano bianchi, abbiate pazienza, perché erano californiani questi qui, quindi sono bianchi, e in California ci sono i bianchi, non ci posso fare niente. Comunque, qualche mia, diciamo, amica, tra virgolette, tra molte virgolette, mi ha etichettato come razzista perché io metto le foto di queste famiglie bianche. Quindi se una famiglia è tutta bianca è razzista. Però che succede? Che se la Barrett prende due bambini di colore è razzista lo stesso, chiaramente. Quindi come la gira e come la metti ormai, qualsiasi cosa fanno, qualsiasi cosa fanno queste qui, sono sempre razziste. Invece, quando c'è qualche leftist che prende dei bambini di colore, io non ho niente in contrario a questa cosa, assolutamente. Quindi ci sono le relazioni interrazziali. Quando una di queste qui prende bambini di colore, brava, bravissima, viene osannata perché lei chiaramente vedi così, è antirazzista, dimostra di essere antirazzista. Perché prende i bambini di colore, cosa che secondo me è anche logica, giustamente come ho detto prima. Invece, se lo fa questa qui, chiaramente l'hanno massacrata perché ha usato in questo modo mostrare al mondo la white supremacy. Anche in questo caso hanno dimostrato la supremazia bianca. Quindi loro hanno dato la possibilità a questi due bambini di avere una famiglia che non avevano, evidentemente, li stanno facendo crescere, io l'ho visto questi ragazzini, sono due ragazzini che stanno crescendo bene, che sono istruiti, che sono educati, sono vestiti bene, sono nutriti, sono hanno un tetto sulla testa, stanno crescendo con altri cinque fratelli poi, che non sono biologici, ma insomma sono fratelli perché stanno crescendo evidentemente tutti nella stessa famiglia. Quindi hanno fatto secondo me una cosa molto nobile e ammirevole, secondo me, però chiaramente questa qui l'hanno massacrata, la stanno massacrando proprio dappertutto. Io su qualsiasi social la vado a leggere, questa qui è stata massacrata. E nessuna femminista, chiaramente, nessuna femminista si è, come dire, ha avuto una parola a sua difesa perché stanno massacrando una donna che comunque sta facendo anche una bella carriera, voglio dire, cioè è arrivata a fare il magistrato della Corte Suprema degli Stati Uniti, non è che sta facendo la commessa all'IKEA, voglio dire, sta facendo il magistrato della Corte Suprema degli Stati Uniti, quindi non è una stupida, non ci è arrivata con le quote rosa. È una donna, è una madre, quindi cioè, io penso che dovrebbe avere tutto il rispetto di tutti. Sta crescendo 7 figli, quindi più di questo. Però, ripeto, essendo lei, non essendo una leftist, chiaramente tutti quanti hanno il diritto di massacrarla, di chiamarla addirittura razzista,
di scrivere dalla mattina alla sera commenti di odio puro verso questa persona. Quindi vedete un po' sempre il doppio, sempre due pesi e due misure, non c'è niente da fare. Vabbè, leggetevi la notizia, sta sul blog di questa Johnston. Questa è la Barrett, la conoscete tutti, penso ormai. Ne ho parlato spesso e volentieri. Vabbè, signori, che vi devo dire? Ci vediamo alla prossima bella notizia. Bye!